E buongiorno piloti o buonasera piloti a seconda di quando vedete questo video e benvenuti in un nuovo Air Café. Oggi parliamo dell'MCP di CP Flight dopo 7 mesi che lo utilizzo, come mi trovo e quali sono i suoi punti di forza. Come sempre ne parliamo subito dopo la sigla. Sono Lorenzo Daini. Sono un simmer appassionato di volo da quando usavo il Commodore 64 e l'Amiga 500. Nel 2009 ho deciso di registrare i miei progressi e renderli disponibili a tutti attraverso la rete. Da allora non ho mai smesso di raccontare ciò che è volo simulato. In questo canale vi parlo del mio percorso, delle mie esperienze e di quello che negli anni ho imparato e continuo a imparare nel magico mondo della simulazione di volo. Happy Landings! Ed eccoci qui con l'MCP di CP Flight, uno strumento che ritengo fondamentale per chi, come me o come te, utilizza i liner e soprattutto i Boeing 737. È 7 mesi che lo utilizzo, 7 mesi in cui appunto ho avuto modo di vedere tutte le sue potenzialità, ho fatto tantissimi video legati appunto a questo strumento, andateli a vedere perché secondo me è molto interessante. Oggi vediamo a chi lo consiglio e soprattutto come mi sono trovato. Prima di cominciare, come sempre, ti invito a iscriverti al canale. Iscriversi al canale è fondamentale perché i contenuti che vedi sono completamente gratuiti, ma a me fa la differenza se tu ti iscrivi. Quindi mi raccomando, fallo perché è davvero importante per me e per darti ancora altri video della passione che condividi con me. Ricordo poi che è possibile anche abbonarsi al canale per vedere il tuo nome alla fine di ogni video che faccio. Torniamo all'MCP di CP Flight. Come mi sono trovato? Beh, sono 7 mesi che lo utilizzo e la prima cosa che mi ha colpito è che nonostante i numerosi aggiornamenti di Flight Simulator e anche del PMDG, appunto legato al Flight Simulator, beh, questo non mi ha mai dato problemi. Addirittura una volta mancava una parte della checklist, mi sembrava che l'MCP non funzionasse, in realtà avevo sbagliato io a fare un passaggio fondamentale. Inoltre l'avete visto che l'ho utilizzato anche attraverso lo Shared Cockpit con Your Control durante un volo con l'Oreir Olympic Tour 2024, anzi vai a vedere qui direttamente questo video. La cosa che mi ha colpito è che quando Luciano girava il suo MCP nella sua postazione casalinga, beh, vedevo gli stessi numerini che si muovevano direttamente appunto sulla console. Questa cosa ti fa capire subito la perfetta implementazione e soprattutto il perfetto accoppiamento, se così si può dire, con tutti i sistemi del tuo computer e soprattutto del tuo simulatore di volo. La configurazione software di questo strumento è incredibile. Hai la possibilità di fare un sacco di test per vedere se funziona, se non funziona. Per esempio, io in questo momento non ho Flight Simulator acceso, però vedete che lui mi sta facendo una versione di test. Lui sta facendomi vedere che funziona correttamente. Qualsiasi cosa io vado a fare, lui appunto funziona in maniera egregia e perfetta. Si può configurare anche con altri velivoli. Io un po' lo sconsiglio perché lui nasce per il Boeing 737-800, per il Boeing 737 in generale. E quindi la perfetta combo è appunto con il Boeing. È vero, si può configurare, ma comunque in un certo senso vi consiglio di non farlo, anche perché perderete un sacco di tempo e il realismo un po' si perderete. Sta di fatto che io non ho dovuto assolutamente configurarlo per quanto riguarda tutti i velivoli, tutti i Boeing presenti sia su X-Plane che su Flight Simulator, perché lui è già configurato per funzionare, diciamo così, plug and play in maniera immediata con qualsiasi simulatore di volo. Quindi questa cosa è sicuramente un valore aggiunto.
è fatto estremamente bene. Se andate a vedere, è costruito in ogni suo minimo dettaglio. Le dimensioni sono le dimensioni assolutamente reali, e se voi andate a vedere quello che è un Boeing 737 reale, beh, lo vedrete esattamente così. Io, come vedete, lo utilizzo con lo stand dove ho messo anche l'EFIS, e già con questa postazione iniziale, beh, ho assolutamente tutto. Mi trovo estremamente bene e sicuramente anche bello da vedere con la mia postazione. Le persone che vengono a trovarmi vengono colpite non tanto dalle manette, ma soprattutto da questo pezzo, perché assolutamente è, come vi dicevo prima, molto bello anche da vedere. Ricordo poi che se sei un appassionato non tanto di Boeing 737 ma di Airbus, trovate lo stesso strumento anche per l'Airbus. Ovviamente il funzionamento è completamente diverso, dipende un pochino da quelle che sono le vostre preferenze e dalla filosofia diversa tra Airbus e Boeing, però CP Flight ha anche tutta la strumentazione per quanto riguarda gli Airbus. Questa, come vedete, è la configurazione minima. Secondo me il top sarebbe anche avere il CDU. Perché? Perché in questo modo voi avrete il controllo totale dell'aereo, e soprattutto se avete come me poco spazio, beh, avete assolutamente tutto quello che vi serve. C'è anche la possibilità di acquistare i pezzi un po' alla volta, quindi una volta che voi avete acquistato i primi pezzi potete piano piano andare a acquistare tutti gli altri. Oppure se volete fare una spesa unica e avete un po' di spazio, beh, allora c'è anche la possibilità del single seat. Cosa vuol dire? Avete solo la postazione del comandante, non tutta la parte, diciamo, del copilota o del secondo, ma comunque avete la possibilità, se non avete tantissimo spazio ma un po' di spazio a disposizione sì, per avere tutta la strumentazione che vi serve e ricreare appunto tutte quelle che sono le sensazioni di stare all'interno di un vero Boeing 737. Quindi valutate anche questa possibilità. Alcune persone mi dicono: sì Lorenzo, però gli strumenti sono molto costosi. Innanzitutto la cosa secondo me è molto relativa, nel senso che prendere uno o due pezzi per la nostra passione secondo me non è poi così costoso. Sicuramente avere un oggetto di questo tipo dà quel tocco di realismo che secondo me è necessario, soprattutto se sei un pilota molto esperto per quanto riguarda appunto i liner e se hai una passione per un velivolo in particolare. Inoltre l'azienda è completamente italiana, basta una telefonata, vi rispondono e vi aiutano immediatamente, perché oltre ad essere molto cortesi hanno un servizio clienti molto efficiente. Quindi io vi consiglio come minimo di andare sul sito, guardare i prodotti che ha CP Flight, perché sono, come ho detto prima, realizzati molto bene, ma soprattutto rispondono alle aspettative di noi piloti virtuali. Lasciatemi un commento qui sotto per dirmi che cosa ne pensate. Ricordatevi che presto, molto presto, andrò a vedere l'azienda e farò un focus direttamente all'interno della ditta di CP Flight per vedere come vengono prodotti questi bellissimi strumenti per la simulazione di volo. Bene, anche per oggi è tutto. Happy Landings by E-Line. Ciao, alla prossima!